Sapevate che questa zona di mare, al largo della costa nigeriana, l'OPL245, è al centro di una delle presunte tangenti più grosse al mondo? Quest'area è ricchissima di petrolio, più di 1 miliardo di barili di greggio stimati. Potenzialmente un'ottima risorsa per lo Stato nigeriano e la sua popolazione. Dan Etete è un ex ministro del petrolio nigeriano, proprietario occulto della Malabu Oil, creata nel 1998 per autoassegnarsi la licenza di sfruttamento sull'OPL245 a un prezzo di vantaggio, 20 milioni di dollari, una frazione del suo valore reale. Ma qualcosa cambia. Dopo vari tira e molla fra la Malabu Oil e i successivi governi nigeriani, nel 2011 la licenza è affidata dal governo in carica a Shell ed Eni, in cambio di un pagamento di 1,3 miliardi di dollari. Nell'accordo alcuni passaggi sembrano poco chiari e ad oggi ci sono processi in corso. Eni e Shell sostengono di aver gestito le cose in maniera trasparente e dichiarano di aver trattato direttamente con il governo nigeriano. Tuttavia, secondo la ricostruzione della Procura di Milano, risulterebbe la presenza di intermediari dal ruolo non dichiarato, nessuna gara d'appalto e una somma di denaro che di fatto non è finita allo Stato nigeriano. Cos'è successo veramente? Della somma totale dell'accordo, 1,1 miliardi sono stati trasferiti su di un conto londinese riconducibile al governo nigeriano, ma poi 801 milioni subito versati alla Malabu Oil di Dan Etete. Dalla Malabu il denaro è stato smistato verso, si ipotizza, conti correnti di politici e faccendieri nigeriani, dello stesso Etete, forse addirittura dell'ex presidente Goodluck Jonathan, di presunti intermediari e di alcuni manager delle stesse Eni e Shell. Nel 2013 le associazioni Recommon, Global Witness e The Corner House presentano un esposto alla Procura di Milano. Eni, Shell e 13 tra manager, politici e intermediari sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di corruzione internazionale per l'acquisizione del blocco petrolifero OPL245. Il processo è iniziato a Milano il 5 marzo 2018 e una sentenza di primo grado è attesa per il 2020. Sempre nel 2018 due imputati, Eme Kaobi e Gianluca Di Nardo, che hanno scelto il rito abbreviato e hanno presentato appello, sono stati condannati entrambi a 4 anni di reclusione.